Ecco, uno dei tanti punti in discussione che riemerge anche in questi giorni è se il concilio di Giovanni XXIII fu un evento o fu un processo, cioè fu un'illuminazione proprio di quell'uomo che, fattosi papa, trovò quella forza o incubava, macerava da anni sotto pelle nella Chiesa. Nella Chiesa incubava, se è vero come risulta, che Pio XII aveva pensato anche lui a un concilio e che l'avevano dissuaso i suoi collaboratori, e io lo capisco anche. Anche nella vita civile i governi non amano i parlamenti, perché nei parlamenti ci sono le opposizioni, bisogna scendere a compromessi. Nella Chiesa il Vaticano è il governo, il concilio è il Parlamento, per dirla così. Quindi si capisce, dicevano lasciate fare a noi, ecco, dissuasero Pio XII, che aveva già cominciato un po'. Papa Giovanni, direi, era stato preparato sia dalla sua giovinezza, risulta che Era allora, stato preparato? a un concilio dalla sua giovinezza, risulta, l'ha scritto Andreotti, la moglie di Andreotti, nipote di Monsignor Belvedere, quello che ha fatto l'Istituto di Archeologia Cristiana. E si vede che ha raccontato alla nipote, e Andreotti l'ha scritto, che all'inizio del Novecento, quando c'era in giro il discorso sul modernismo, quattro ecclesiastici, due del Collegio Capranico e due del Laterano, volevano trovarsi a parlare. E allora trovavano la scusa di andare alle 4:30 a fare la visita santissima alla Chiesa di Gesù, ed erano Ernesto Bonaiuti, Alfonso Manarese, un bolognese che poi ha lasciato, ma ai miei tempi il miglior libro di storia dei licei era quello del Manarese, Giulio Belvedere, lo zio della moglie di Giulio Andreotti, e Angelo Giuseppe Roncalli. Tant'è vero che una delle prime volte diventato Papa è Papa Giovanni che va alle catacombe di Priscilla a salutare Belvedere che era morente, e lui là in camicia seduto da notte, seduto sul letto. E aveva tentato anche con Bonaiuti, che però non ci sta, la sua. Il fatto poi che quando hanno voluto fare le pontificie opere missionarie e hanno chiesto a Bergamo, considerata la sagrestia d'Italia, e ha mandato a Roncalli, dopo un po' dice lo mandiamo via, e l'ha mandato in Bulgaria facendolo vescovo, e in Bulgaria ha scoperto, direi così, il valore della Chiesa ortodossa. E poi l'ha mandato a Istanbul, ha scoperto la positività che c'è anche nell'islamismo. E poi l'ha mandato in Francia a fare il nunzio, non volevano, ma urgeva, ecco, perché De Gaulle lo voleva entro il mese, e là ha scoperto i valori della laicità. Tanto è vero che poi il nunzio francese diventa cardinale qua a Roma, l'ha mandato a Venezia, cioè era stato in qualche modo preparato. Infatti una delle prime cose che disse a Capovilla, io penso di fare un concilio, e Capovilla dice, ma santità, ma ha la sua età, ma non ci pensi neanche. Allora non l'ha più detto nessuno, sapendo che l'avrebbero sconsigliato. Lo disse al Cardinale Tardini pochi giorni prima, sotto segreto di confessione, in maniera che Tardini non poteva dirlo a nessuno, e il 25 lo annunciò così, ecco, sorprendendo tutti. Quindi c'era una certa attesa nella Chiesa, anche se si pensava che un concilio, poi dopo la definizione dell'infallibilità del Papa, dicevano non c'è più bisogno di un concilio, parli lui. E c'era questa preparazione, io ho perfino un ricordo personale. Andai a Parigi nel 51 per imparare un po' di francese, e il mio cardinale, arcivescovo di Bologna, dice se vai Nel 51, a 51. Vai a salutare il nunzio, che è un bravo uomo. Andai a salutare il nunzio, un bravo uomo che era Roncalli, di cui fra l'altro dicevano come diplomatico, è un grande diplomatico, perché è capace di parlare per 2 ore senza dire niente. E difatti quando andai a salutarlo, dicevo, ma lei ha degli hobby, cioè, dice, ah, dico, eccellenza, ho appena cominciato a insegnare, è già molto se mi preparo bene. Io ho 2 hobby. Il primo sono i libri antichi, i miei colleghi lo sanno, se vogliono farmi un regalo mi regalano un libro antico. Vede, questa è la prima edizione della Filotea di San Francesco di Sales, questo Voltaire, questo Rousseau. L'altro è l'interesse per le visite pastorali di San Carlo Borromeo,
alla diocesi di Bergamo, ha pubblicato 5 volumi. Cosa faceva San Carlo Borromeo nella diocesi di Bergamo? Portava il Concilio di Trento, e lui si rendeva conto, Papa portava il Concilio, cioè andava a spiegare, a illustrare, lui si rendeva conto dell'importanza di un concilio per il rinnovamento della Chiesa. Questa è la sua preparazione, quindi una certa attesa nella Chiesa e una certa preparazione sua. E nel momento, diciamo, in cui lui decide, in qualche modo lui ha già... No, lui sapeva che era importante, ma non ha... Tanto è vero che quando gli ha portato i 70 documenti diceva: guarda che ho fatto bene a fare il concilio, e non si accorgeva che era come il gatto pardo, cambiare quanto basta perché tutto rimanga come prima. Le commissioni erano tutte presiedute dal cardinale di Curia. Quindi ero qualche ritocco, e fu quando si arrivò al concilio che allora i vescovi dissero: non c'era bisogno di un concilio per queste cose, hanno cambiato tutto. E la cosa grande è che Roncalli, pur non sapendo dove si andava, si è fidato e dice: ma è vero, tocca loro. E che l'anno dopo Montini, che da arcivescovo di Milano si era reso conto di questo tentativo di, come dire, di bloccare il concilio, allora ha accettato il suggerimento dato dall'Ercaro, datogli da Dossetti, di fare i quattro moderatori, e sono loro che hanno guidato il concilio. Per cui è già un modello di collegialità. Sì, ma anche perché in tutti i concili lui aveva subito mandato Alberigo per un anno in Germania da Jedin, che era lo specialista dei concili, e quindi disse: no, i concili sono sempre stati in mano ai vescovi, e allora ci vogliono quattro vescovi che guidano. E a questo punto il famoso balzo in avanti, in quel momento, insomma, lei è parte di quella sessione, insomma, come lo viveste? Cioè, noi ci si rendeva conto del dinamismo della Chiesa, cioè abituati a pensare, il Papa definisce e noi obbediamo, e di vedere come invece di dentro qualcuno proponeva e gli altri di noi dicevamo: ma guarda, ma è proprio così, cioè siamo stati i primi convertiti del Concilio noi. Perché siamo usciti dopo, direi, scrivendo dei documenti a cui la maggioranza non pensava al principio. Ma c'era chi aveva portato avanti il discorso della Bibbia, chi dell'ecumenismo, chi della liturgia. Emergevano, lì era soprattutto il centro Europa, Germania, Francia, Belgio, Olanda. Allora, e noi dicevamo: ma guarda, ha ragione, non ci avevo pensato proprio così, anche i papi. Pure Paolo VI delle volte interveniva per smussare degli angoli, ma alla fine i papi con i vescovi abbiamo fatto dei documenti a cui la maggioranza al principio non pensava. E a questo punto arriviamo all'altra grande pepita d'oro del concilio, che fu questa idea del segno dei tempi, questo agganciarsi in maniera morbida alla modernità. Era legato all'aggiornamento, l'idea di Papa Giovanni, l'aggiornamento che noi intendiamo aggiornare e rimandare un altro giorno. Invece per lui era dire le cose di sempre in modo adatto al giorno d'oggi. E per questo loro i segni dei tempi, cioè le situazioni, già nella Pacem in Terris si aveva detto, cioè, pensate, l'indipendenza delle nazioni, la classe operaia, le donne, cioè sono cose che un tempo non c'erano. Se noi leggiamo San Paolo, ci accorgiamo che i segni dei tempi erano molto diversi. Diceva: le donne devono stare sottomesse ai mariti, ma lo facciano come a Cristo, ecco, ma perché loro, gli schiavi perfino, diceva: vogliate bene come fratelli ai vostri padroni, cioè non arrivavano ancora alla maturazione. Perché i segni dei tempi, cioè la sensibilità, la mentalità ancora non c'era, ci sono voluti dei secoli, poi la mentalità è stata maturata molte volte al di fuori della Chiesa, la rivoluzione francese, una rivoluzione cristiana, libertà, uguaglianza, fraternità, ma fatta contro la Chiesa che si era rinchiusa e era ancora ferma ai segni dei tempi di una volta. Ecco, l'altro tema che è stato fondamentale fu la questione della verità, cioè quali sono le fonti della dottrina, se sono solo le fonti scritte o sono anche
quella nuvola di fonti orali che vengono di fatto però amministrate poi dalla Chiesa. Io ho letto di un contrasto feroce, insomma diciamo molto caldo, fra Cardinal Ottaviani e Cardinal Bea su quel punto. Addirittura fu rovesciato il primo documento nella congregazione che discusse di quella cosa. Ecco, insomma, quello era, al di là delle apparenze, che sembra molto un tema da addetti ai lavori, da biblisti, invece insomma è una partita grande che addirittura interessa anche noi giornalisti oggi, il tema delle fonti, della trasparenza. Il titolo stesso delle fonti ne indicava più di una. Infatti erano scrittura e tradizione. E la tradizione da chi è espressa? Dal Magistero della Chiesa. È chiaro che allora se tu affidi la scrittura alla gerarchia e poi la gerarchia esprime nel Magistero, tu cristiano sei soltanto chiamato ad obbedire a quello che ti dice la gerarchia. Se viceversa è vero che la tradizione è importante perché interpreta la scrittura, fra l'altro chi è che ha stabilito quali sono i libri della Bibbia? La tradizione. Quindi ecco, allora c'è un legame, una connessione, ecco, soltanto che la tradizione ha la sua radice nella rivelazione della parola di Dio. Ecco. E allora per questo direi, l'esempio poi diventa la liturgia in cui c'è la parola e l'interpretazione, il prete che fa la predica interpreta la parola di Dio, ma la radice allora è la rivelazione che si trova nella parola. Con una interpretazione che diventa interpretazione autorevole, ecco, autentica, data dalla Chiesa e che si esprime nella gerarchia. Fra l'altro, un libretto che uscirà, non so se fra quanto se ne lo stampano, dove parlo della infallibilità del Papa, 1870, che è infallibile per sé e non per il consenso della Chiesa, dice, no? Ed è vero. Non è per un consenso successivo, ma perché il Papa è infallibile nella misura in cui esprime la fede della Chiesa. L'infallibilità è della Chiesa intera e il Papa, in quanto esprime questa fede, è infallibile. Ecco dove allora direi, come dire, fra l'altro è il valore della collegialità, di dire ecco, parliamo insieme e poi dopo tu dirai l'ultima parola. La mia espressione è che il carisma della gerarchia a tutti i livelli è l'ultima parola, ma è l'ultima se prima ce ne sono state delle altre.